Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi sto registrando la seconda mini review dei prodotti Make Up Revolution. Nell'info box vi ricordo che troverete la lista delle altre review che ho realizzato degli altri prodotti. Oggi vi voglio parlare di questa palettina della Make Up Revolution, ovviamente. Vi parlo di questa palettina di blush che è Ultra Blush Palette, la mia è Hot Spice perché c'è anche la Sugar Spice. Non so se è uscito anche un terzo tipo, non ne sono sicura. La palette è composta in questo modo, c'è un grande specchio all'interno che devo necessariamente coprire e questi sono i colori. Questa palette l'ho utilizzata, l'ho comprata l'estate scorsa, fa parte proprio del primo ordine che ho fatto in assoluto da Machiavia insieme alla Iconic 3 della Make Up Revolution e anche la Essential Matte, sempre Make Up Revolution. E questa palette devo dire che mi piace tantissimo perché ha delle nuance di blush che si adattano sia al periodo invernale sia a quello estivo. Oggi, anche se magari non si può notare, ho utilizzato sia questo illuminante qui e sia il blush un po' più freddo che è contenuto, che è esattamente questo qui, che poi alla fine ho mescolato con questo. Nel dettaglio vi mostrerò anche gli swatch prima di tutta la parte superiore della palette e poi della parte inferiore, così vi potete vedere anche quanto sono pigmentati. Il prezzo della palette è di 7,75€ e abbiamo queste 8 cialdine. Queste 8 cialdine che sembrano forse piccole in camera, ma in realtà non lo sono. Pensate un attimo alla proporzione della mia mano e considerate che già da un anno la utilizzo e ancora è qui. Vi devo dire che all'inizio molti di questi colori erano shimmer, con il passare del tempo alcuni sono diventati un po' meno shimmer, però quando li applico è come se i glitter riuscissero. E questo qui ancora, questo qui più aranciato, ancora i glitter un po' li mantiene, insieme a questo qui che è un po' terracotta. Questi due sono ottimi, che sono più freddi, sono quelli che ho messo oggi, ma la combinazione di questo con questo, ragazzo, è qualcosa di sensazionale. Alla fine questi due sono due cialdine cotte. Questo qui è un blush cotto, che secondo me però, più che blush, essendo così scintillante, può essere utilizzato come un illuminante rosato, e invece questo è un vero e proprio illuminante che per particolare sembra quasi lillino. L'ho utilizzato oggi proprio perché ho fatto comunque un look un po' più, come direbbero le americane, cool tone, quindi un po' più freddo, non dei toni molto caldi. Quindi ho voluto abbinare questo e ho messo anche i due blush un po' più freddi. La durata di questi è sensazionale, io non utilizzo primer per il viso, non utilizzo spray fissanti, oggi l'ho messo e anche in questi giorni che non sto utilizzando il fondotinta, utilizzo questi blush senza avere il fondotinta e comunque si mantengono. La cosa importante è che si mantengono anche levando e togliendo il casco integrale, comunque mi rimane, anche l'illuminante comunque rimane, torno a casa e persiste pur avendo il casco leve metti, quindi il prodotto dovrebbe strofinare, quindi sì, una parte volerà via, però comunque è importante che a fine serata, quando mi strucco, quando arrivo a casa, vedo che ancora il prodotto c'è, sia l'illuminante e sia il blush, qualsiasi di questi. Devo dirvi che di questi l'unico che non mi fa impazzire tantissimo è questo qui in terracotta, però comunque è una buona idea per un illuminante rosato, che magari dici non me lo comprerei mai perché non è qualcosa che utilizzo sempre, preferisco gli illuminanti color champagne oppure più argentati, in questo caso l'avete. Anche questa volta, ragazze, vi giuro, non mi pagano, le compro io le cose, però vi devo dire che questo è un prodotto assolutamente ottimo e tutte le ragazze in giro ho visto che hanno preso, quasi tutte, la Sugar Spice, che ha dei toni molto rossi, molto fucsia, sono più accesi, questo è un tono un po' più tenue che secondo me rispecchia un po' la mia personalità. Io non metterei mai un blush troppo forte, non riuscirei a farlo, e questa qui secondo me per me è perfetta. Se siete delle ragazze che amano i toni neutri o se volete usare con qualche tocco di colore in più, potete provare la Sugar Spice, che ha la stessa qualità di questa. Giù vi lascerò ovviamente il link del prodotto, così lo potete andare a vedere, potete scegliere, e veramente io questa mi sento di dirvi che è un prodotto assolutamente valido, ce l'ho da un anno, non ha perso intensità. Alcuni dei blush che all'inizio erano molto glitterati adesso hanno perso un po' di glitter, però quando li applico li mantengono, quindi io vi posso dire che è un prodotto che promuovo e che mi sento di consigliarvi perché trovo che sia davvero davvero valido. La Make Up Revolution secondo me è il brand dell'anno e ripeto, non mi pagano per dire queste cose. Fatemi sapere se questa review per voi è stata utile, se vi è piaciuta. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video.